Guarda, ringraziando Dio mi ha scelto Antonio Rodella, mi ha scelto lui proponendomi Chi ha paura di Virginia Woolf, che è un testo di uno scrittore, di un drammaturgo americano straordinario che si chiama Edward Albee, che ha vinto 3 premi Pulitzer, è un gigante, poco conosciuto in Italia perché non c'è molto materiale su di lui, ma Virginia Woolf, che è uno dei titoli più veramente misteriosi della storia del teatro, Chi ha paura di Virginia Quello Woolf. ritornello, In realtà è una traslitterazione di una canzoncina americana da cui noi poi abbiamo preso Siamo tre piccoli porcellini. Loro negli Stati Uniti dicono Chi ha paura del lupo cattivo? Who's afraid of the bad wolf? Edward Albee ha trasportato nel titolo Who's afraid of Virginia Woolf? Ma perché questo? E arrivo a Virginia Woolf. Perché questo testo è un testo sull'invenzione, è un testo sulla creazione, sia biologica di un figlio di cui si parla per tutto lo spettacolo, sia della creazione all'interno di un rapporto di coppie. La creazione non solo biologica, fare l'amore, ma come si fa a sopravvivere stando insieme per 30 anni. E arrivo a Virginia Woolf. Grazie per questa domanda, perché una delle cose che ho imparato da Virginia Woolf, che abbiamo studiato tantissimo durante le prove, anche se non c'entra con lo spettacolo, è che Virginia Woolf diceva che nel momento in cui entra la morte c'è bisogno di inventare, ricreare, riportare la vita attraverso l'invenzione. Si può vincere la morte solo attraverso una creazione. E questo è quello che facciamo noi tutti. Ed è la cosa che cerchiamo di fare nel miglior modo possibile, ed è un esercizio straordinario che ti costringe anche a guardarti, a sentire da vicino la morte. Perché viviamo in una società in cui il concetto della morte viene, no, allontanata sempre di più, dobbiamo essere bellissimi fino a 79 anni, meravigliosi sempre, a raggiungere gli obiettivi, essere fighi. Qualsiasi idea, e poi invece ci sbattono davanti costantemente sui social quando vediamo le atrocità che stanno succedendo a poche centinaia di chilometri da noi. Invece, ragionare nella maniera più sana, civile, umana, nel senso che la vita inizia e finisce prima o poi per tutti. Questo è una commedia straordinaria, non è una tragedia straordinaria, è una commedia straordinaria. E fare questo mestiere è una fortuna molto interessante. che anche. Io ti posso dire come sono cambiato io dentro quei personaggi. Partiamo dalla sigaretta, che è il tuo secondo terzo, probabilmente. Hai citato prima. Sì, no, quello era il primo proprio. Primo proprio, non si Ci tratta. avevo fatto una minchia, Piccola cosa. Facebook. Il filmettino ti trova uscita con Totalmente inconsapevole. Però Rogelio. Non lo so come sono cambiato, nel senso che questo mestiere ti dà la possibilità di aprire milioni di porte attraverso i personaggi che fa. E poi sono un attore che cerca di interpretare non solo il ruolo che ha, che mi propongono, ma anche l'idea che il regista ha di quel film. Perché penso che un attore debba essere anche in grado di entrare in un immaginario di un regista. E l'immaginario dei registi sono diversissimi, molto spesso agli antipodi, con idee e modi di lavorare diversissimi. Quindi evolvo a seconda del ruolo e a seconda del regista che mi trovo davanti, un po' con una strategia veramente da camaleonte che cerca di stare fermo, immobile, cercare di capire come essere utile nella maniera migliore per quel film e quel progetto. Sono un po' d'accordo con Marcello Mastroianni quando diceva che un attore deve essere una lavagna vuota, su cui il regista, il ruolo, devono scrivere delle cose. Quindi mi piace, credo che la consapevolezza di cui parlavo prima sia anche proprio il fatto che un attore deve essere solamente un tramite, e sia tanto più protagonisti, tanto più
quanto un attore si toglie di mezzo per essere attraversato dai temi del film, dal ruolo e dall'idea che il regista. Non so se ti ho risposto.